Hacker fondamentalisti hanno violato il sito internet di una scuola toscana. A subire l'assalto dei pirati telematici è stato il sito dell'Istituto Comprensivo 1 di Scandicci, comune dell'Interland fiorentino. Sono state cancellate le informazioni a uso scolastico e per chi si collegava al sito è apparsa una schermata completamente nera con scritte rosse e bianche e un video: The truth will prevail, la verità prevarrà. La firma dell'azione è direttamente in home page, ossia Moroccan Islamic Union Mail. Si tratterebbe di un gruppo di hacker che è uscito allo scoperto mesi addietro, violando diversi siti israeliani, ma anche in Sudafrica e negli Stati Uniti, prima di prendere di mira l'Italia. Un avvertimento, quello lanciato dal gruppo fondamentalista, con un messaggio in inglese. Non vogliamo mostrare i muscoli, scrivono gli hacker, vogliamo solo portare il nostro messaggio in tutto il mondo per far scoprire la verità. E per il fatto che la si debba approfondire, ti invitiamo a guardare attentamente questo video per scoprire da solo qual è la verità. Nessun inno alla jihad o immagini truculente. L'attacco hacker è al vaglio delle forze dell'ordine che proveranno a capire da dove sia partito. Appare difficile però trovare una pista, visto che i pirati informatici nascondono abitualmente il loro indirizzo IP in modo da non essere identificati. Il video, posto a corredo dei messaggi, è in rete fin dal 2010, è su YouTube ed è stato utilizzato anche per altri due assalti. 18 minuti di spezzoni a sfondo religioso, dove si sostiene la tesi che Maometto, citato anche nella Bibbia, sia stato l'unico vero profeta dell'umanità. Stavolta è toccato alla scuola di Scandicci.